Oggi siamo qui a Davola, nella mia città natale. Ci vi parlerò di alcuni posti dove io ho trascorso ore di allenamento, zone veramente molto belle, archeologiche, che posso consigliare a chiunque abbia voglia di farsi una pedalata in spensieratezza di andare a visitare. Ecco, sono zone tranquille dove c'è poco traffico, belle strade al fresco, immersi nel verde della natura, zone poco trafficate dove andare in bicicletta è veramente un sollievo e ti rilassa molto. Salendo verso Palazzolo da Ferla, al lato destro puoi vedere l'immensità della montagna, l'Etna, che si vede da lontano, è uno spettacolo immenso, bellissimo. E fa un po' faticoso, però bello da vedere. Ecco. Il mio consiglio è di affrontare una giornata spensierata, di divertimento sui pedali, senza avere la foga dell'agonismo, perché sì, l'agonismo ci deve essere, deve esserci una sfida con se stessi soprattutto, ma non con gli altri, deve essere una sfida di provarsi, testarsi in sicurezza, perché sicuramente saranno tutte strade messe in sicurezza dagli organizzatori, e godersi una giornata di divertimento e prendere il tempo con se stessi, l'anno dopo ritornare e cercare di battere il proprio tempo. Quella è la sfida che io posso consigliare. Invito a chiunque abbia una bicicletta di partecipare alla Gran Fondo, perché è una bella esperienza che non sarà soltanto una gara agonistica, ma sarà anche una passeggiata, diciamo, in sicurezza, come ho detto prima. Allora, io ho fatto i primi 3 anni con la Fassa Bortolo, la Pantalica, e l'ultimo anno l'ho fatto con la Panaria, col team Panaria. I primi anni l'abbiamo vinto con Baldato, competito, i primi 2 anni, sì. E poi l'ultimo anno ero capitano della Panaria, però era un po' più facile l'arrivo, perché non si arrivava né a Ferra né a Sortino, ma si arrivava giù in discesa a Floride, era un arrivo non adatto alle mie caratteristiche. Ecco. Era considerata la corsa più dura dei mesi di febbraio-marzo, perché venivano quasi 4.000 metri di dislivello, 3.500, perché il percorso era sopra i 200 km. Ed era quasi tutto salita e discesa, pianura ce n'era ben poca, ecco. E finire già il Pantalica per un professionista in quei periodi lì era abbastanza difficile, perché o eri preparato bene o facevi il tuo lavoro e ti fermavi, ecco. Un episodio che posso raccontarvi io del Pantalica, che è stato l'ultimo anno, per dirvi, a scendere dal Fusco, che era bagnato perché pioveva. Ecco, io non sono mai più sceso con quella velocità, bagnata tra l'altro, ma neanche asciutto, mi immaginerei di scendere con quella velocità, perché sì, l'arrivo era lì a Floridia, perciò da Sortino a Floridia mi sembra 15 km più o meno. Era ormai un finale di corsa e si andava veramente forte sotto la pioggia. Ecco, quello che sconsiglio a tutti i ciclisti: quando piove tirate sempre i freni, andate giù piano, che le competizioni le dobbiamo fare noi professionisti, voi dovete solo divertirvi. Mi sarebbe piaciuto essere tra di voi, ma non mancherà occasione, perciò vi auguro di trascorrere una bella giornata e buon divertimento a tutti. Ringraziamo Paolo Tiralongo per la disponibilità, un grande campione, 18 anni di professionismo. Grazie Paolo, tanto. Grazie a voi e niente, io spero che lancio un appello a tutti i partecipanti di divertirsi, e ci vedremo con me sicuramente l'anno prossimo.